Ragazzi, più la guardo, più sta clip mi fa spaccare dalle risate. Anzi, vi consiglio di guardare questo canale dove troverete parecchie variazioni sul tema. Bravo chi ha riconosciuto per primo la decima fantasia finale e bravissimo chi ha ipotizzato un intervento di King K. Rool per salvarci da quella ciofeca di 10-2. Purtroppo però le cose sono andate diversamente. Proprio per questo andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate, sorprendetevi. Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi solo toccandoli, non guardandoli. Quello di oggi sarà un episodio ricchissimo che dedicheremo interamente ai rumor su Switch 2, visto che nel weekend si è scatenato l'inferno e oggi cercheremo di ricostruire tutto quello che si è detto. Prima di iniziare però vi ricordo i tre precetti del poroismo: sopportazione, sostegno e datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video, bravo. Io ho detto tutto, iniziamo! Come dicevo, questo TG Poro sarà Switch 2 centrico. Magari nel corso della settimana faremo un altro episodio dove recupererò tutte le notizie di cui non potrò parlare oggi, compreso l'angolo della poracciata. Ma ora concentriamoci sulla prossima console Nintendo. I rumor sono iniziati dalla pubblicazione spagnola The Vandal, che in passato aveva già divulgato in anticipo alcune informazioni riguardanti la Switch OLED prima del suo reveal ufficiale da parte di Nintendo. The Vandal avrebbe raccolto queste indiscrezioni su Switch 2 entrando in contatto con alcune aziende cinesi che fabbricano accessori per gli hardware Nintendo. Innanzitutto partiamo da un dettaglio geniale: Nintendo avrebbe mostrato la console a queste aziende senza farla vedere. In pratica, ad alcuni rappresentanti sarebbe stato concesso di poter toccare l'hardware, però all'interno di una scatola opaca, in modo da poterne capire dimensioni e materiali, senza però svelarne così il design definitivo. Sembra l'incipit di un gioco a premi di quelli che si facevano in TV fino a qualche anno fa. Ed è una cosa così assurda che, se ci pensate, è Nintendo al 100%. Da questi primi approcci necessari per iniziare a progettare gli accessori per una console che comunque rimane sconosciuta a tutti, sarebbe emerso che Switch 2 sarà ancora una console portatile, leggermente più grande di Switch, ma dalle dimensioni più contenute di una Steam Deck. Molto interessante è l'utilizzo di una nuova generazione di Joy-Con. Questi saranno più grandi rispetto ai precedenti e presenteranno un sistema di aggancio magnetico di cui discuteremo più avanti nel dettaglio. Il report di The Vandal si dice ancora incerto sulla compatibilità della prima generazione di controller, ma le voci confermerebbero la possibilità di utilizzare i Pro Controller anche sul nuovo hardware, che, se ci pensate, come discorso ha perfettamente senso. Nintendo accantonerebbe la prima generazione di Joy-Con, rimediando così definitivamente al problema del drift, ma renderebbe ancora attuale il Pro Controller, un pad che, nonostante gli anni sul groppone, lo possiamo ancora considerare come uno dei migliori sul mercato. Per quanto riguarda retrocompatibilità e data di uscita, l'articolo di The Vandal aggiunge ben poco a quanto già sappiamo. Si suppone che la libreria di Switch potrà essere giocata anche su Switch 2 e che, sebbene la console sia già bella che pronta, Nintendo abbia deciso di aspettare i primi mesi del 2025 per lanciarla, al fine di avere un day one accompagnato da una lineup bella potente. Per quanto mi riguarda, il report di The Vandal è sì interessante, ma aggiunge ben poco a quello che sappiamo. Prima di continuare con il video, vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Però è qui che si aggiunge un altro tassello alla catena di rumor e leak, perché ci si è presto resi conto che qualche giorno prima dell'articolo di The Vandal, Mobapad, un'azienda cinese specializzata in accessori tarocchissimi per Switch, aveva già tirato fuori informazioni molto simili,
scendendo anche più nel dettaglio. Qui poi la storia assume una piega un po' sospetta. Il post originale su Facebook è stato editato per nascondere alcune informazioni, ma poi è stata la stessa Mobapad a riassumere il tutto su un articolo presente proprio sul loro sito web ufficiale. Che insomma, se si è nella posizione di divulgare informazioni top secret, dubito che sbandierarle 420 in questo modo sia una mossa così intelligente. Quindi vi ricordo, stiamo sempre parlando di rumor, si tratta di voci di corridoio e non di notizie, di speculazioni e non di comunicazioni ufficiali. Però l'articolo di Mobapad ne aggiunge di carne al fuoco. Innanzitutto, questione Joy-Con. Per Mobapad, sia il Pro Controller che la prima generazione di Joy-Con continueranno a essere utilizzabili su Switch 2, probabilmente attraverso la connessione wireless, visto che non sarà più presente la rotaia attraverso cui agganciarli. I nuovi controller avranno ancora l'HD Rumble, alcuni tasti in metallo, abbandonando così la plastica scadente, e presenteranno alcune feature inedite. Ad esempio, l'aggancio magnetico viene descritto come ottenuto tramite una tecnologia di ventose elettromagnetiche controllate dalla corrente elettrica. Qui per me si parla di fantascienza pura, però vi rimando a questo video dove viene spiegato il concetto di EPM, ovvero Electro Permanent Magnet, un tipo di connessione dove un magnete è controllato attraverso un singolo impulso elettrico. Cosa ho detto? Non penso di averlo capito bene neanche io, però a quanto pare sarebbe un tipo di connessione che richiederebbe un utilizzo della batteria di Switch praticamente nullo. Interessante, no? E qui arrivano altre sorprese. Oltre a L, ZL, R, ZR ci saranno altri due tasti dorsali, uno per ogni lato esterno dei Joy-Con. E chissà se questa mossa non è stata pensata per reintrodurre qualcosa di simile ai dorsali analogici presenti sul pad del GameCube. Inoltre, sotto al tasto Home del Joy-Con destro c'è spazio per un nuovo tasto a cui è associata una nuova funzione di cui non sappiamo ancora nulla. Che sia questa la vera nuova particolarità di Switch 2? Magari è un tasto che attiva la tridimensionalità a schermo, oppure non lo so, secondo voi? Poi si parla di dock. La console si connetterà sempre tramite una porta USB-C alla base per la connessione allo schermo e l'output del segnale in modalità docked sarà a 4K. Lo schermo del device sarà inoltre di 8 pollici con un output a 1080p, insomma un bel salto in avanti rispetto alle potenzialità della prima Switch. Infine l'argomento più importante, la retrocompatibilità. Per Mobapad, Switch 2 supporterà la piena retrocompatibilità con Switch tramite uno slot cartucce in grado di leggere anche la prima generazione di titoli Switch. Lo stesso discorso non si potrà fare però al contrario, il nuovo formato infatti non sarà compatibile con lo slot di Switch 1, una scelta molto simile a quanto visto in passato su altri passaggi generazionali Nintendo, come ad esempio dal Game Boy al Game Boy Color o dal DS al 3DS. Per me questa era l'unica scelta sensata da fare, anche se mi immagino che a livello collezionistico creerà un bel dilemma con le doppie versioni dei giochi. Che fate? Metroid Prime 4 dove ve lo comprate? Ovviamente su Switch 2, ma poi che succede se la versione per Switch, magari meno diffusa, diventa ultra rara proprio come è accaduto con Twilight Princess su GameCube e Wii? Questi sono problemi, eh. Comunque da questo quadro ne emerge una console in netta continuità con il concept di Switch, un salto generazionale che sarà innanzitutto un upgrade tecnico. Certo, c'è quel tasto in più sul Joy-Con destro che potrebbe essere la testimonianza di qualche idea strampalata da parte della grande N, ma direi che per ora la strada tracciata da tutte queste speculazioni è quella di un approccio molto conservativo da parte di Nintendo. Voi che ne pensate? Ah, e prima di chiudere vi segnalo che Pioro ha detto la sua su questo report di Mobapad. Sebbene la sua fonte non possa confermare quanto riportato, le informazioni emerse in questi giorni sarebbero già state discusse in diversi circoli di influencer e aziende cinesi. Insomma, sembrerebbe che questi dettagli non siano campati in aria, ma che stiano circolando già da un bel po', fattore che donerebbe un po' di concretezza alle speculazioni. Questa è la conferma che possiamo prendere per vero tutto quello di cui abbiamo discusso? Assolutamente no. Mi raccomando, vi ricordo che i video dedicati ai rumor e ai leak servono per farvi un'idea approssimativa di quello che potrebbe arrivare in futuro. Prendeteli sempre come uno spunto di riflessione e niente di più. Io dal mio canto cerco sempre di contestualizzarli al meglio e di ricostruire le fonti di queste indiscrezioni. Poi sta a voi formularvi un'idea al riguardo. E proprio per questo, ora più che mai, vi aspetto nei commenti per continuare a discutere delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo leak tranquilli, ma soprattutto rumoreggiate duro. Io sono il Poro Switch,
Michele 2, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Sha 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 sha.